disse quel giorno sul monte. Mio padre è il padrone di tutte le cose, è inutile che voi vi affagnate a volere comprare con loro la gioia e voler diventare i primi nel mondo per poi far luccicare i vostri brillanti sul volto di chi muore di fame, di chi muore di fame. Cosa serve possedere anche tutta la terra, se poi della tua vita il padrone non sei, neanche solo di uno dei capelli che tu porti in testa, perché anche di quelli un giorno dovrai render conto a mio padre, che è il padrone di tutto, di tutte le cose. Pensate di avere ogni cosa e vi vantate che niente vi manca, ma non sapete che miserabili e meschini voi siete, siete poveri e ciechi e più nudi dei vermi. Ma se qualcuno di voi la mia voce udirà, perché dietro alla porta picchio e lui mi aprirà, entrerò per cenare con lui, affinché quando egli busserà alla casa del padre mio, il padrone non scordi di colui che mi aprì, e non lo lasci fuori dalla porta, perché egli non veda lo splendore celeste, dove mai morirà, dove mai morirà. Dove mai?